Buongiorno a tutti, oggi vi presento un prodotto per la cucina, o meglio un robot da cucina. Questo che vedete è della marca Cecotec ed è il modello Mambo 10070. È il modello nuovo Wi-Fi. Questa azienda è con sede in Spagna, però ha comunque anche un sito in Italia con un numero di telefono, con la mail, che in caso di assistenza rispondono immediatamente. Apriamo insieme questa scatola e vediamo cosa contiene all'interno e vediamo di conoscere un po' questo robot. Il prodotto è confezionato perfettamente, arriva all'interno anche di un'altra scatola, quello che avete visto all'inizio del video. All'interno troviamo la vaporiera, che è composta da tre pezzi, una più grande e più fonda, un'altra bassa che si incorpora sopra e il coperchio trasparente, tutte e tre in plastica rigida. Poi troviamo un miscelatore una spatola e poi il manuale di istruzione, il ricettario, con le ricette in spagnolo, invece il manuale è anche in italiano. Vedete un po' all'interno com'è tutta confezionata perfettamente. Da questo lato abbiamo la cucciara, o meglio un cucchiaio, che poi vi spiego cosa che funzione ha. Ed ecco qui a conoscere il corpo macchina. La macchina si presenta con il suo cartellino e con un piccolo aggeggio, diciamo, di gomma, che poi vi spiegherò cosa serve. Il coperchio è dotato di una sicurezza di chiusura. Vedete qua? Per aprire si spinge verso destra questa linguetta qua e fa un click, poi si spinge in avanti un altro bottoncino qua, adesso lo devo prendere con le due mani, si spinge in avanti, si tiene e qua sul lato sinistra ha un bottoncino piccolo, ha un altro bottone, si gira verso l'alto e il coperchio si sgancia. Basta spingere verso destra il coperchio e tirarlo verso su a sganciarla. Ecco qua, basta spingere con le dita e il coperchio viene fuori. Sopra il coperchio c'è un altro piccolo coperchio che è dotato anche questo di chiusura, è un coperchio dosatore. Interno si presenta con un guarnizione
che serve per la chiusura ermetica. Qua abbiamo due ganci che sono quelli della chiusura di sicurezza. Qua, che si vede meglio, abbiamo fatto l'apertura. Praticamente abbiamo spinto questa linguetta verso destra, abbiamo tenuto spinto verso in avanti e tenuto fermo questo bottoncino qua, e con l'altra mano abbiamo girato questo bottoncino qua verso sopra e abbiamo tirato su il coperchio. Adesso per agganciare dobbiamo fare semplicemente l'incontrario. Quindi posizioniamo